Sì. Devo refreshare o mi va direttamente online? Lo scopriremo tra 2 secondi. No, sembra che parta. We back, boys. Siamo tornati con uno special guest della Madonna. Oggi non gioco, però oggi sono in vacanza. Perché non giochi? Perché ho avuto un po' di problemi sulle ultime 2 settimane, quindi non sono stato dietro al testing e poi c'è dall'espansione, ho dovuto spendere soldi in altro, spendevo 0 carte. Scusa. Arrivato tutta a Roma, faccio, senti, ma ce l'hai? No, ho già prestata. Beh, vado un altro. No, ho già prestato. Fatto bello, non gioco. L'ultima volta hai fatto il torneo con carte a caso, non avevi i 20, ti ricordi? Non ho 20, faccio senza finta di avercelo. Senza porco giuda. Ho dato 4, che era Windwall. Porco, sì, sì. Oh, comunque l'ho sfiorato la top 16, cioè, ero tipo 19esimo. Infatti hai detto, sicuro farà un numero del genere, e invece no. Era un altro meta, era un altro meta. Sì, beh, decisamente. Questo era molto più difficile. Aspettate che tolgo quel burattinaio che è rimasto lì. Il burattinaio? Sì. Ogni volta che vedo il burattinaio penso... Ah, siamo mirror di Panda. Di Panda, ciaone! Porco giuda. Diego Penesi contro Hartman. Diego, chi parte di Pandino col martello? Oh, grazie Diego. Okay. Mi stupisce sempre. No, non pensavo, ho detto prendo Diego perché so che c'ha Panda e si è trovato un mirror di Panda. Guarda, da quello che mi hanno detto Enrico e gli altri, tipo ci stanno una gran varietà di mazzi. Cioè tipo un po' di tutto, ci stanno un po' di Sherazad, un po' di Ghil, un po' di Strega e un po' di Panda. No, infatti è molto molto vario. Forse non ho visto girando molto tra gli ultimi tavoli che c'erano al turno 1, tipo Kirik non c'era, mi pare. Ok. Non mi pare di averne visti, non so se poi ci siano in sala, penso di sì, sì. Comunque. Reia. Uh-huh. Sempre zero e no, forse perché comunque magari finiscono un po' prima degli altri. Infatti molti dicevano la ban list qua là. Alla fine secondo me è utile perché non ha ammazzato del tutto Sherry, che si riesce continuo, a giocare, cioè, è comunque fortissima. Ma perché il ruler io continuo, cioè vabbè, sai un po' come la penso, il ruler secondo me è un bel po' forte. Il ruler è sgravato, quindi non hai ammazzato completamente il ruler. Che se invece tu banni il ruler cosa fai? Sì, tutte le carte dell'espansione di R3 le butti via, esatto. Per il 90%. Quindi così invece se è reso possibile giocare altri sovrani, sì, che altrimenti secondo me non avrebbero visto luce. Giocare quello, se cioè, oggi ho provato io, quindi figurati, oggi sarebbe stato mono Sherry e se giochi NF probabilmente sarebbe stato mono Sherry uguale, quindi secondo me la ban list è... Ma diciamo che forse in blocco la cosa che incide parecchio nel meta è il fatto che non ci siano carte tipo battaglia finale. Sì. Poi ci stanno un paio di verate che sono quella nera a 4 di Reia e quella blu di... Sì. Se però ne fai una a partita, no? Esatto. Però, cioè, battaglia finale è una carta che incide veramente tanto nel meta. Cioè, avere tipo turno 1 levo tutto il board, oppure turno 2 e 3 comunque... Ok, mi levo metà dei punti vita. Sì, ma ok, però se poi mi aiuta a riprendere la partita, metà dei punti vita, finché non sto a 0... La posso pagare uno. Quindi... quella è la cosa forte, la posso pagare uno. Posso tenermi open per eventuale counter sulla tua counter, insomma c'ha il suo. Allora, quello è una gran carta, che è il principino, il panda, gran carta. Cos'è che fa? Come si chiama? Non me lo ricordo, vabbè. Lo so con i nomi miei. È quello che poenta, arriva la banda dalla mano e guadagni X, spari X per quello che guadagnato. È dell'ultima? È tipo dell'ultima di R4. Ok, andiamo a vedersi. Super rara bianca, vediamo come si chiama. Questo qua, quello là. Il sacro Zang, Zing Zung, Ching Chong. Sacro, uscirà fuori. Xing Xiang. Appare qua sopra? Sì, appare qua sopra. Come per magia. Gran carta, eccola. Come per magia. Allora, penso sia una di quelle carte che sono uscite che mi potevano di. Quando entra nel terreno, rivela un qualsiasi numero di panda. Guadagni 200 vita per ogni panda, forte. Ogni volta guadagni punti vita. Puoi banire la gemma luce, se lo fai fa danno all'avvontare. Sì, c'è il suo Cioè, perché più che altro ti aiuta. Ui, è sparito. Cioè, ti arrivi a fare un po' di board control col fatto che magari non giochi tanti spari. Cioè, magari c'hai dei combat trick tipo Miscalculation o quella nuova. Ma comunque magari anche la metti inside, però mirror, è forte, il mirror, se lo giochi di secondo, puoi ammazzare il suo panda che esatto, da volontà. Esatto. Quindi comunque rallenti il tuo op. Tanto la gemma bianca ce l'hai 100%. Sì, sia sì, quando sì, entra lui per l'effetto di Targaryen, quello sbloccato. Sia perché c'è sicuramente la gemma d'inizio partita, insomma, può fare un po' tutto. Gran carta quello a 2, quanto mi piace. Quella 2? E a 2, 6, 5, quando entra in gioco, guarda la prima carta del mazzo, se un panda la pesca. Ah, ok, sì, forse. Sì, fa vantaggio carte, comunque sì, 2 sì, è sì, un pezzo, un 6, 5 buono. Più che altro le fa pescare. No, panda è bello da giocare, divertente, è comunque forte, quindi...
Forse il Mirror non lo so, non l'ho mai giocato. Il Mirror, non lo so, effettivamente. Non l'ho veramente mai giocato, però se conto alcuni mazzi. Carta è quella? È un panda lancio rapido che sì, pompera panda in difesa. Quello, mi sa che è sempre R4, sbaglio. E aspetta. Cerca panda là come, come filtro della razza. Ah, effettivamente sì, tanto cercherò solo panda. Allora, no, non è di R4. Sarà tipo di R3 allora. Quindi R3. Andiamo a vedere. Il nostro Diego. Passa che è il tempo. Grande Giorgio. Adesso che era il tempo. Allora. Ma tra l'altro. Panda col Mario. Ma spiegami sta cosa del premio Sellan, io non l'ho capita. Il premio Sellan è andato tipo a caso. Cioè, è proprio nato a caso. Sai, cioè io mi diverto tipo a prendere in giro la gente, no? Sì. Quindi quando Giorgio ha scritto, dai, allora chi vince il sondaggio vi regaliamo una promo. Allora, dato che poi io sapevo già di non venire, però scherzando con gli altri dico, no ragazzi, gioco Reia, il mazzo più forte che esista, Reia, troppe carte forti, tipo c'è lo scartino, quello rivela sì. la carta, sì. è tipo la mia carta, perché gli avversari hanno sempre le carte che dico io in mano. Ok. Dico, e allora scrivo sotto al commento di Giorgio su Facebook, guarda Giorgio, prepara una promo sola, tanto sono l'unico che ha votato lei e l'unico che vince. E lui tipo scherzando dice, vabbè, allora rifacciamo il post con tutta la poll, tutti i voti e il premio Sellan. Io pensavo scherzasse, e l'ha fatto davvero. Incredibile Giorgio. Is Panda Meta Now? Maybe. Maybe. Comunque siamo al secondo turno, cioè ce l'avremmo secondo me di belle da vedere. Sì, più che altro, ma come la rimuovi una board del genere? Quando non c'hai Vrat è tosta. Porca. Più che altro penso con Panda, nello specifico nel Mirror, dovresti provare a caricare più gemmeniere possibile, fai il giro do meno 5 tutto tipo i pezzi che posso e cerco di levare un po' tutto. Chiedono se il premio Sellan è per l'ultimo del torneo. No. Allora, ti volevo dire di sì, ma non gioco, quindi cioè non posso neanche dirti che è per l'ultimo. Però era per il primo che vince con il mazzo che aveva votato, tipo. Questo 2 è un 5-7 lancio rapido, costo 2. Quando entra perene 500. Ah, ma l'hai trovato? No, me l'hanno detto. È di R4, ah. Non l'abbiamo visto però. 5-7 R4, non vabbè, mi fido delle persone. Sì, mi fido anch'io, però nel dubbio voglio andare a leggerla e farla vedere. Perché il problema è che si vede tutto minuscolo. Ah, è il problema sempre dello streaming. Ah, forse è questo. Sì, quella, ah, quella cosa là, sì. Ah, è che dal disegno non si vedeva. Qua sembra avere le tettone. Non si vedeva. Ah, okay. Si chiama Citrin. Come si chiama? Citrin. Cipil. Citriolo. Citrin. Andiamo a vedere. Io non ho ancora visto un coniglio. Quanto è forte il coniglio. Ho fatto un pre-release, ho perso 3 game di fila perché 7 mi fanno turno 3 coniglio. Vabbè. Quando entra per il passo di 500 danni che sono per sempre è un combat trick, ci sta. Poi è un panda, quindi. Ma ora mi ricordo Targaryen, lo fa pure al turno dell'avversario, quello che entra un panda nel campo di battaglia e mette una gemma. L'effetto quello entra in campo un panda e prende una gemma. Di l'avversario. Secondo me sì. Aspetta, andiamo a vedere. Potrebbe essere tipo. C'ha anche un senso questa carta. Così. Tigrus. Targaryen. Ecco. Ah sì, ho beccato quello sbaglio. Ovviamente devo beccare quello con la cosa. E invece no. E che cazzo è quell'altro? Eccoci. Ok. Ogni volta sotto il tuo controllo. Ok, sì, una volta per gioca turno. Solo una volta per turno. Prendiamo anche la gemma al turno dell'avversario. Ci sta. Quindi c'ha senso. Buono. Poi calcolando che è un combat trick, quindi lui attacca, vengo 500 danni. Magari lui pensava al traddare, diciamo, sì. A vincere il trade. Sì, sì, sicuramente ti fa vincere i trade, ma anche se picchi te, giochi lui. Ah, anche. Insomma, ti può dare buono. Vantaggio trade, che non è male, in un mirror. Ma un'altra carta fortissima è quello a 4. Aspetta, come si è svuotata diamante. La board? Perché Diego ha fatto diamante, quello a 4, okay. Quando entrano a gemma tutti i risonatori prendono più 2 più 2. Ah, ha vinto tutti i trade. Quindi ha dato un po' a traddare. Ha girato il sovrano per primo. Qua non so chi se vince chi gira per secondo, secondo me. Allora, ripeto, non ho giocato il mirror di Panda, quindi non te lo saprei dire. Forse vince chi mette più gemme nere, quello mi viene da pensare. You mean Panda Targaryen? Prendiamo il turno avversario. Targaryen. That's how we call him in our locals. Kipo. Loro lo chiamano Panda Targaryen. Targaryen. Che è Game of Thrones? Sì, Game of Thrones. Lo vedi?
No, non l'ho visto. Ho letto tipo un po' il primo libro, mi sono sfracellato. Come... sì, anch'io. Magari lo guarderò. Ho provato a guardare la prima stagione, ho fatto fatica alla seconda, poi ho detto basta, fa schifo. Ma perché poi mi hanno detto tutti tipo, ma dalla terza è meglio, no? Sì. E ho fatto sì, ok, io ho guardato una stagione intera di The Walking Dead perché mi dicono da poi è meglio. No, non ce la faccio. Cioè, mi sono guardato un'intera stagione e ho fatto un ciao. Sì, sì. Per me è una di quelle serie stra sopravvalutate, come Big Bang Theory. Big Bang Theory, diciamo, ho una teoria tutta mia, cioè nel senso prende quel mondo nerd e lo, sì, diciamo, lo ridicolizza un po' troppo, quando in realtà ormai tipo quel tipo di nerd esiste un po' di meno. Sì, sì, sì. Beh. No, non, non mi fa ridere. Ho passato le prime due stagioni senza mai ridere. Ah, ci sta qualche cosa carina, eh. Cioè io comunque, sai, quando tipo torni a casa, mangi, sì, stai da solo a casa, lo esatto, apri. Sì, sì, tipo sì, lo guardavi così, mai seguito di tutto intero. Tipo How I Met Your Mother, stessa cosa. Sì, sì. Tipo, l'ho però sempre visto come... mi faceva ridere, lo trovo divertente. No, sì, però nel senso, è sempre uno di quei programmi che io vedevo perché mi accompagnavano, sì, 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 no? Quindi ridevo, mi piaceva, i personaggi mi piacciono, però tipo guardarmelo tutto intero, boh. No, no, penso no, che le cose da guardarsi tutte per intero siano altre cose. Ma sono d'accordo con voi, ma rischiate di prendervi un sacco di hate. Guarda, io sono abituato, sono abituato a essere sempre. Ma Roma non c'è la filosofia di sti cazzi. Sì, sì, nel senso, a me non frega assolutamente nulla. Vabbè, prenderemo nel gli senso, hate. Ditemi, se non capisci niente, se non ti piace cosa Game of Thrones, ti dirò va bene. Va bene. Capirò niente, però quello rimarrà secondo me una cosa sopravvalutata. Ah, Carlo. Grande Carlo. Carlo, Carlo. Ma è il mio Carlo Carboni? Oh, il mio Carletto. Sì. Penso che sì, mi dice Carlo. Carlo, se no. Le baguette. Carlo a caso. Carlo. Carlo. No, non ho messo l'accento, però effettivamente Carlo. Sulla O. Oui, oui, ha scritto. Oui, oui. Cuore, Carlo. Abbastanza. Cuore, Carlo. Fatto brutto, non si riesco a fare i cuori. Vabbè, non sono capace. Neanche io sono mai stato capace così, a fare sto cacchio di cuore. Così. Ci provo ogni volta. Il cuore che fanno i coreani. Ho le dita ciccione e sembra un cacchio di culo. Dio buono. Guarda. Incredibile, no, io non sono capace. Cioè, fanno tipo poi quello tipo con le ali. Oh, sì, no, incredibile, non sono capace. Sono fuori di te. Quante streghe? Tante. Un bel po'. Un bel tante, po' di streghe. Tante streghe, eh? Guarda, secondo me il mio pensiero è stato, la gente ha provato Gil è forte, perché poi il Resonator è incredibile, sì, però cioè farsi tutti i mirror di Gil è un problema, quindi no, secondo me la gente ha puntato un po', perché comunque il mazzo di streghe è valido, se la gente non se l'aspetta, non so come giocarci contro, sì, prendono proprio delle bastonate incredibili. È proprio l'idea di dire, io ti faccio perdere... Ah, eccolo qua, posso, posso, abbiamo... Ah, vedi. È già un'anteprima del meta? Sì, sì, è già un'anteprima del meta. Allora, grandioso. Vediamo... Strega più di tutto? Abbiamo Sherry più di tutto col 20% di Sherry. Prova a far vedere la sono, foto, sono ma tanto dei cavalieri, ragazzi, tanto non si vedrà bene. Anche se prova a mettere a fuoco. Quindi ve lo leggo. Vediamo. 20% di Sherry, 19% di strega. Infatti ce ne stanno tante. 17 di Jill. 18 di Tegrus. E poi andiamo giù drasticamente. Da quanto? 8% di Kirik, 7% di Precipitosa. Beh, possiamo dire che essendo 100 player quasi, perché siamo 100 sì, player, sì, quasi i numeri sono quelli, cioè 20 Sherry, 19 streghe, 17 Jill, 18 Brillaperla, 8 sì, Kirik. Diciamo che più o meno il numero è molto fedele alla percentuale. 20%, già aspetta di Firenze, sono circa 110 giocatori e comunque 20-20-20 sono giocati. Beh, secondo me, mazzi diversi. Secondo me funziona. 4 mazzi diversi su. Cioè, una buona percentuale, 20-20-20-20 è. Sì, sì, buonissimo. È bomba, anzi, è bellissimo. Siamo tipo. Incredibile. Diego Pennesi si è fatto lo zoo panda, hanno detto. E... Andre, chi è Andre Lod, raga? Io ciao, non so i nomi di Twitch. Non lo so, ma ti ha scritto ciao Vale sì, col sì, cuore, cioè, sarà cuore, un tuo fan. Te, però figo, 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 bello. Si è fatto lo zoppando. Diego è un animale. Hanno blastato per un po' il discorso blocco, ma sai, poco dopo l'espansione. Secondo me è così, è figo perché col fatto che l'espansione è appena uscita, la gente ha meno possibilità di net deccare. Quello sono d'accordo. C'è modo, c'è modo perché c'è sempre sì, sì, modo, perché... però meno e soprattutto... Guarda, penso l'unico problema vero di questa... Perché a me non dispiace, come tipo ad esempio Bologna l'anno scorso, no? Era sì un meta completamente diverso, però nel senso, diciamo, è più o meno la stessa cosa. È uscita l'espansione, sì, c'erano due settimane sì, e tutto quanto. Però tipo, prima stavo al tempo con le espansioni, tutto quanto, e c'avevo anche un po' più di soldi da spendere in Forza Quill. Okay. Tipo adesso mi sono ritrovato che non stavo indietro carte, di tutto, perché non c'avevo manco R3, cioè avevo solo preso le carte di Sherazad.
E praticamente mi sono ritrovato R4, tipo giochiamo tutto un altro mazzo e c'ho già poco tempo per testare tutto quanto, sono arrivato l'ultima settimana e devo comprare tutto, ho detto vabbè, evito. Però se no avrei giocato, cioè come hanno fatto Panda, il nostro Panda, quello che conosci anche te, certo, grande Davide, che si è comprato tutte le carte e poi alla fine ha giocato, però purtroppo non c'avevo questa disponibilità. Allora, sono Lodi, grande Lodi, bella Lodi. Any Red Green Fire Dex, I think no. Non lo so, non ho visto tipo dal grafico. I haven't seen Fire maybe 1 or 2%, so it's look like say no. Secondo me il problema sarà con il nuovo NF, che si aggiungeranno 10 ruler di colpo con meccaniche runa. Guarda, penso che finché tutti i ruler avranno la moneta va benissimo, perché nel momento in cui avranno energia, penso che i ruler verranno quasi buttati. Non ho avuto troppissimo tempo in questi giorni perché sono stato in ospedale, sono stato poco bene eccetera, quindi non ho letto di preciso come funziona quella questa nuova runa. L'ho letto tipo pure io un po' così, però quello che vogliono fare è tipo mettono 10 ruler e basta per tutto il cluster. E questo sono d'accordissimo, io l'avrei fatto. Però già si prendono solo tipo dagli starter, cioè non li trovi neanche più, sì, nel box, quindi sì, tipo sì, compri, fai contro lo starter, c'hai cioè due ruler per bene. Io questa è una cosa che trovo fighissima, nel senso che se no vai a creare troppi sovrani che poi non si giocano, vedi libro bianco, libro nero. Lo sai, vedi, secondo me Pandora, il problema grosso è tipo R3 ad esempio, sì, e come Sherazade, tipo tutti i mazzi che hanno stampato di quella, con quel, sì, pensiero, che vai a prendere tipo un'espansione, io tipo 3 settimane fa dico dai giochiamo, mm-hmm, ok, dico montiamo un mazzo, dai monto kill, vado a vedere le carte del R3, c'erano due carte, sì, che potevo giocare che non erano di Sherazade. E poi dici, e poi là si trova poi il problema, dici non posso bannare il ruler perché sennò mi levano tutte le carte, sono ingiocabili. Ok, ma là però è proprio un problema alla fine che hanno fatto col design dell'espansione. Cioè io trovo molto meglio che tu mi fai ad esempio 10 ruler che io posso prendere subito, fai conto, sì, mi faccio una sfida, o magari mi prendo piano piano, cioè non è detto che li devo prendere tipo, certo, tutti quanti subito. Esatto, io posso anche prenderne uno, giocare, esatto, quello, cioè, ecco, perché io ho fino alla fine del quarto, quindi ho un anno di tempo per prendermi, sì, 5 starter. Per questo io la trovo, questa è un'idea molto, sì, molto figa. Ci sta. Secondo me l'avrebbero potuto far prima, effettivamente, ripeto, perché se no vai a creare troppi sovrani con troppe meccaniche che poi non si sviluppano. E così tu potenzi quelli già in Reia. Questa cosa un po' è stata fatta, poco, eh. Diciamo che gli oggetti sigillati hanno dato una mano ai sovrani degli starter, se no penso non avrebbero mai visto. E poi comunque sono usciti sempre supporti. Nel senso, vero, comunque Panda ha visto supporti in ogni espansione. Panda ha sempre visto quello, sì, sì. Magari Gil uno o due in alcune espansioni. Gil forse Aio tipo un po' di meno, non era uno starter, però comunque cioè, sono proprio Belzer, ne ha visti pochi. Eh? Senza voler abbiamo beccato il mirror. Però carino, dai. E si stanno bene, cioè noi tipo parliamo, non guardiamo la partita, però loro si mirano, vediamo tipo, cioè non è neanche finita la prima partita e tipo il board si è già cambiato 4 volte. Sì, sì, sì. Il problema sarà con il nuovo NF. Sì, quello che dicevano con le rune. E non ho capito però queste rune cosa, come funzionano e cosa faranno. Non ho proprio letto in realtà. Le rune quelle nuove? Sì. Non ho capito, sono carte tipo messe da parte che poi giocheranno. Non lo so, devo, ripeto, perché c'avevo un po' di posso dire parolacce, una parolaccia posso dire? Dipende dalla parolaccia. Pene. Pene. No, pene non è una cazzo, penso così. Però sì. No, c'avevo un po' di cose per la testa, tipo, diciamo, ho mollato tipo tutto da parte. No, quindi non ho seguito tantissimo. Vedevo dire cose perché poi gli altri dicevano no, perché vogliono fare così così, però io sono sempre stato un po'. Ha girato Diego con l'asso sovrano giallo. Madonna, sembra poveraccio, sembra. Tipo scolorito, non sai quando metti le magliette a stand al sole? Ma è quello Uber? È l'Uber quello gold che danno ai tornei, no? Che ah, ok, ok, ok. Però no, pensavo l'Uber fosse Uber, invece no, è Uber Gold. L'Uber Gold, sembra tipo un panno scolorito, dopo che lo metti al sole, quello si ingiallisce. Allora c'ha 5 rosse, o nere? No, quelle penso siano nere. Penso siano nere, sì. È il dato che no, mi sembra. No, il nero dovrebbe essere questo. Dice che quello è rosso? Ah, io non so, penso ci abbia 5 gemme rosse, non fa niente. Non fa niente il rosso. Quindi penso ci siano 5 nere, 4 bianche e una blu. Aspetta di volare. No, forse quella è la coin. Ah, quella è la coin, quindi c'ho 5 nere e 4 bianche. Credo, 5 nere sono molto buone. Allora, questi pandini a 1 calcola sono fortissimi. Cosa fanno? Mi piacciono. Quelli uno c'ha attacco improvviso, uh-huh, e l'altro c'ha barriera. Non mi ricordo di dove andava uno. Espansione nuova. Non capisco perché Diego non flippa. Riccardo ha flippato 3 turni fa, gli sta rompendo il culo solo per questo. E infatti poi ha flippato. Ok. Ha flippato, cioè secondo me si stava tenendo per fare un po' più di, ripeto, tipo sì, un po' più di gemme per poter vincere trade e cose varie. Anche perché adesso tipo non mi sembra che l'altro ragazzo lì Riccardo gemme, abbia tipo altre gemme, no? Quindi volendo, esatto, può levare Panda. Poi no, leva tipo tutti i pezzi piccoli. È come secondo me dicevo prima, alla fine in Panda secondo me nei mirror vince chi gira dopo.
chi gira dopo perché accumula di più. Cioè, sì, o accumuli tanto prima, quindi giri e c'ha la possibilità di fare se riesci, quello che si pare. Se riesci a resistere al bordo, perché sennò... Certo, certo. Le rune sono soprattutto ai sealed item, sono delle... che sono cartacee, se sono troppo forti banni la runa e non il ruler. Vabbè, vedremo. Se sono troppo forti banni la runa. È una sintesi un po', sì, un po', però vabbè, andremo a vedere. Diciamo, è quello che volevamo fare in realtà con l'oggetto sigillato, no? Che dicevano che c'erano tipo delle cose a parte e poi tipo... Solo che alla fine ci sono di stampare. Sì, il peccato degli oggetti sigillati, secondo me l'unico peccato è stato Reia, che l'ultimo... È stato deludente, sono d'accordo. Poteva essere un po' più bello. Diciamo al suo perché. Però è stato deludente rispetto agli altri, perché tipo la Gozart di... Ma più che deludente Shea, rispetto agli altri è rispetto all'attesa che hai creato. È vero, perché cioè, l'ultimo... Cioè dici, okay, aspetta l'ultima espansione, mi uscirà Reia, sbroccatissimo, frena mano. Boh, hanno aspettato secondo me perché volevano fare tipo 2-2-1, però potevano fare tranquillamente tipo 2-3 o 3-2. Sì, sì, sì. E tipo allora, l'ultimo, senti come il romano si sente, tipo l'ultima espansione magari mettevano solo Fitzing, però nel senso sì, c'era delusione di trovare quello starter, non tanto per lo starter che mi piace un botto, ma è, diciamo quella Gozart, perché, cioè, perché sì, la Gozart è quello che lo fai solo una volta solo. Sì, esatto. Così. È stato un po' deludente, rispetto magari alla Gozart di Kirik o quella di Scela. Boh, cioè se le rune sono veramente una cosa del genere, che sono molto più gestibili, ad esempio rispetto ai sigillati, che non devi ristampare le carte e roba del genere, tipo fare reward, sono molto più comode per loro, soprattutto per il bilanciamento. Sì. Magari riesci a fare un bilanciamento più tempestivo. Sì. Io non sono capace a parlare, quindi ci metto un po'. No, è tranquillo. È solo mezzogiorno e mezzo, è normale. Ah, io mi sono svegliato tipo 10 minuti. Sì, immagino. Beato te. Quindi, cioè, magari vedono che la runa è troppo forte e lo dicono, vabbè, risolviamo subito il problema senza che aspettiamo 2-3 mesi. Certo, certo. E poi sì, ha il suo perché, ha il suo perché. Siamo ancora a game 1? Sì, siamo ancora a game 1. Ma Diego ha la possibilità di riprenderla. Non so Riccardo quante carte abbia in mano. Penso 0, perché non vedo tipo nessuna carta. Anche perché si giocano solo Resonator, no? Quindi sì, sì, perché, sì. Perché devi evitare sempre il panda quello a 2. Quindi penso che Diego abbia tranquillamente ripreso la partita, mo leva tutti i pezzi in board, penso swing. Magari continua a mettere gemme su gemme, fare. Sì, sì, cioè sempre c'hai quello a 3 che mette due gemme di qualsiasi colore e prende doppia gemma nera, c'hai il pandino, quello col martello, entra, prendo gemma nera, esatto, mo leva tutto. Calcolando che il panda, quello 8-8 di Riccardo, non è neanche pompato dall'abilità che c'ha 10 gemme o più. Tra l'altro lui, proprio... avendo flippato presto, c'ha 4 stone. C'ha 4 stone, invece esatto, lui ne ha 6, cioè nel senso... Diciamo forse la cosa che gli ha fatto riprendere il board a Diego è stato il panda quello a 4. Mi ricordo come si chiama, tipo diamante, quello 1000-1000, sì, quando entra... Che pompa. Esatto, quando entra una gemma prende più 2-2, quello l'ha fatto andare sopra per un turno, ma quel turno è bastato per riuscire a dargli il tempo necessario, sì, sì, per fare il suo gioco. Secondo me è molto forte la cosa di Reia, che ti permette di giocare intorno alla mano dell'opening in più se fai sì, ha il suo perché, però sì, per quello ti dico, cioè, capisci perché? Che io con colpo di genio, che dovrebbe essere lo scartino, sì, quello nuovo, no? Cioè io, esatto, posso fare turno 1, io sono Reia, inizio io e tot control, ti guardo la mano, levo un pezzo a 3, tu c'hai due carte uguali che non puoi giocare al turno 2, fai conto, dico tocca a me, pesco, faccio colpo di genio col flashback e dico levo apparentemente 3 carte, perché dico una di quella che c'è in doppia copia e un'altra perché magari quella che hai pescato che è forte. Quindi cioè la Gozart, diciamo win more, ma il win more non mi serve, cioè vorrei una cosa che magari giro e mi riesce a far recuperare la partita, anche solo un turno, però no, senso, esatto, mi va... È proprio quelle che a volte alcune cose sono forti, ma sono forti nel senso che ti danno una cosa in più. Il win more, esatto, a me invece win more serve... a me non interessa. Sì, a me interessa qualcosa che mi faccia recuperare se sto a perdere. Esatto. Perché il vincere in più, sì... Okay. Esatto, cioè vincere di più gioco mega pesce tuono in panda, sì, cioè, con due, tipo 12 piede, due blu, gioco mega pesce tuono. Sì, sì, tanto, dici, vabbè, tanto se vinco poi, prima o poi lo faccio. No, anche perché comunque Reia già di suo, se parte per secondo e gli dice culo che gira la pietra quella sua, sì, fai tipo farfalla sì, e tu hai sei partito magari turno 1 col pannino bianco, io ti faccio farfalla tu, sì, hai la mano vuota, poi dici vabbè non chiudi, fai, speri di beccare tipo uno di quei pochi pezzi di giochi tipo cappuccio nero qualsiasi, so, cosa, perché ti giuro che io ho 4 carte in mano e tu ne hai 0 con un pandino a sì, terra, sì, cioè, tipo sì la carta, cioè, 2 carte perché quella che peschi comunque, esatto, però sì
stata deludente, ho detto per il semplice motivo che era win mode. Sì, anche solo e una soprattutto cosa per l'attesa che mi ci hai creato. Però sì, Diego questa la sta portando a casa. Sì, ma ho detto la riprende perché, ripeto, c'ha le gemme, c'ha Targheros con le gemme. Stanno andando entrambi al top deck, però lui effettivamente c'ha un sacco di gemme. Di gemme il suo opponente. Lui non prende più gemme? Cioè Riccardo o prende i panda che gli danno gemme quando entrano o non prende più. Tipo attacco con Targheros, blocco con... anche perché Riccardo zero carte in mano, blocco Targheros, doppio 5, morto. Il problema è direi che Gila e Sherry ti devono Sì, è quello c'è un problema. Cioè, sinceramente, avessi giocato Rei a sto torneo, avrei detto dai, ti pare che ci sta così tanta gente che gioca a Sherazad. Però ci sta. Quindi non. Probabilmente avrei perso al primo Sherazad che avrei beccato. Morto quarzo rosa. Uno è andato. Morto l'altro panda. Oh. Ecco qua. Lui 1400, Diego adesso swingerà per l'Italia molto probabilmente. Fondamentalmente. Pip. Ah, posso. Primo game da Diego. Vince Diego la prima. Ma perché ci stanno tre cosini adesso? Adesso stanno tre perché lo vedi? È una novità, è una cosa. Novità, buona. Ok. Ma di oggi? Sì. Ok. We lose. C'erano le sborate qua. Incredibile, sì, questo sì, è proprio. Sì. Sai, a win more la stessa cosa. Sì. Tipo, già c'avevi la cosa di fare tipo doppio pallino, doppio verde, uno rosso, da niente. Win lose, questo è proprio girare Reia e non fare nulla. Hartman Riccardo, se non ci fosse la maniera italiana avrei detto che era tedesco. Vero. Però. O Hartman come personaggio di South Park. No, non lo so. È tedesco in realtà adesso. Non lo so, non lo sai te? Tu hai messo. Il problema. Ah, ok, ancora quello. È che sai, leggendo il cognome ho pensato. Ah, io ho guardato la bandiera, perché ho visto Riccardo bandiera, ho detto 100% italiano. Sei registrato come italiano? No, ma non lo so, magari allora è italianissimo. Beh, magari è cantone. Non lo conosco, non ho idea. I dadi in alto erano le gemme di Riccardo, quelle sul ruler di Diego sono quelle di Diego. Ok, non ho capito, ma va bene. Lo guarderemo per la prossima partita e faremo presente. Dadi in alto erano le gemme di Riccardo. Dice quelle nel campo di Diego, dubito. E invece no. Lui ha scritto cosa a caso? Lo Zigil ha scritto Sis tedesca sedet origine giro dile. Secondo me ha detto. Secondo me è tedesco, però tedesco, nato nel cantone svizzero tedesco. Non capisco se è successo nel messaggio precedente. Il gatto tipo yeah, in base alla tastiera. Sì, tipo il gatto sopra, no? Sì. Come vediamo la side fantastica. Comunque è di origine tedesca, sì, hanno detto. Senso, metti la bandiera italo-tedesca, non puoi metterla a metà. Metà rosso-blu. Metti la bandiera europea. Comunque questa luce mi fa un sacco più bello, sai? Sì? Se mi fa tipo le occhiaie ancora più grosse di quelle che ho normalmente. Sì. Ah, vedi, ha messo la bandiera europea, bravissimo. Quante ne sappiamo qua proprio. Bandiera europea che non si può più mettere con i giocatori inglesi ormai. Esatto. Tipo David Hartley. Ciao David. Grande David. Sì. Chissà se ci sta guardando. Senti, Maric ci guarda tipo uccello del malaugurio. Ehi? Ma ci abbiamo. Allora, vi sfido a vedere se indovinate chi è questa persona. Vieni senza parlare, vediamo se ti riconoscono. Abbiamo Gesù. Fatti la maglietta, ragazzi. Grande maglietta. Ah, però vedi, con la maglietta nera che non fa vedere che c'è la barba, si vede solo il viso. Invece se uno ti vede senza, che vede sta barba, dice ma chi cacchio è? E se abbiamo con noi anche Castagnola qua. Campione del mondo 2015. Per gli americani che ci stessero guardando, non è stata rubata la partita. No, è vero. Ma voi Sala, tu devi sapere che tra l'altro Leonardo McGilli che è venuto a mancare recentemente. Infatti Leonardo McGilli. Tu devi sapere che tra l'altro quella partita, quando io sono intervenuto, se tu la vai a rivedere, io fondamentalmente intervengo contro di lui. Perché lui si è scordato di saccarsi un pezzo. Quindi intervengo dicendo guarda che ti sei scordato il pezzo. Quindi anzi io intervengo contro lui. Poi lui mi ha fatto la super cazzola dicendo ah ma io in risposta faccio, io ci sono cascato un coglione. Però come ha fatto bar Riccardo Castagnola. Però è un giocatore scorrettissimo. Però è capito, quando la gente dice ma veramente sono intervenuto a dargli fastidio, si è scordato di ammazzarsi un pezzo e l'americano non se n'è accorto perché dorme, che devo fare?
Ci vuole anche americani. E invece l'ho preso anche in quel posto. Pensa quanto sono infame. Vabbè. E questo è Eric, è un altro che dovrebbe giocare a Forza Quill. Come va invece? Te tutto a posto? Lavori sempre come guardia? No, sto a studiare economia. Hai smesso di lavorare lì? Ah. Infatti non c'ho soldi per giocare a gioco. Ah, ok. Attenzione, nessuno parte col panda del Maio. Panda de Maio. Che quel che panda è? È quello rivela al panda. Ah, che rivedi, sono partiti tutti e due con quello. Ma zero panda del Maio, quello uno che era. La volontà, no? Diego ha usato il nostro coin, vediamo che farà. Attenzione, pandino. Incredibile. Eccolo. Il top deck di Diego. Grande che Diego. Giocatore, Diego. Quanto è forte. Porco giuro. Diego è bellissimo, ragazzi. Per chi non conoscesse Diego Pennesi, mi dispiace. È tipo una delle persone più belle che abbia mai conosciuto nel panorama di Forza Quill. È dal che Diego, torneo vedere che ho fatto, Diego che gioca bianco e non gioca rosso è... Beh, ma il concetto è lo stesso. Sì, sì, senso, siamo più o meno. Solo non c'hai botti, infatti là si sente male per quello Diego. In Wanderer cosa gioca? Tipo mono rosso, no. Basta uovo, si siano fatto a separare. Uovo fingere morto. No, gioca tipo, fai conto, non bianco, blu, nero, però può separare. Può separare. Touch. Anche perché separare adesso con Welser raddoppia è un disastro. Sì. Ah, sì, faccio Welser, separare doppio. Ah, ti dico, l'anno scorso al Master, Diego mi fa, allora, adesso è arrivato secondo poi, sì, no? Mi fa il mazzo di, mi ricordo che cacchio fosse, forse Pippa, che giocava tipo Mikage, sì? Rosso, sì, nero, sì, verde, che praticamente lui faceva tipo infiniti segnalini, guadagno infinite vite, e poi tipo separare, riprendo, separare, tipo così. E lui fa, è il mazzo più bello del mondo. Diego, fai solo separare per quello. Allora dice, guarda i dadi ora, i dadi in alto sono quelle di Riccardo. Ah, ok, forse si disegna Diego perché c'ha i dadi. Ah, ok. Effettivamente se no Riccardo non avrebbe mai gemme, come funziona? Esatto, tipo bravo, bella gemma bianca. Bel mazzo. capito. Ecco qua. Quindi Riccardo dà la possibilità al suo avversario di gestire con esatto, i dadi le proprie gemme. Esatto, probabilmente proprio. Astuto proprio. Si vede che è un ragazzo che si fida delle altre persone. Sì, sì. Vabbè, io metterei, penso, la mia vita in mano a Diego Pennesi. Sì, quindi... sì, idolo. Comunque Diego, io me lo ricordo dal 2015, conosciuto la prima volta a Roma, un pre-release. Il ruler che giocò sbustò cappuccio rosso, quello di CMF, con tre lune. No, io Diego l'ho conosciuto a un torneo in un negozio a Centocelle, che mi sa poi ha chiuso, credo. Darsi. E ha un era forse un qualifier per Venezia. La prima, quella dove ci sta pure CMF, Leo, famosa. Che io giocavo un Abdul turni infiniti col mondo di Alice. E arrivo a sto negozio, prima partita del torneo contro Diego, che non conoscevo, ci conosciamo così. E lui, finita la partita, che ha perso, rosicando male, è venuto da me dicendomi, però io te lo devo dire, così tu fai slow play, perché? Perché io c'ho il problema che, avendo la memoria messa male, gli chiedevo sempre quante carte in mano, poi facevo la mia giocata e poi, ora quante carte in mano, lui mi fa sempre quelle, cioè non ho fatto niente. E scusa, e io chiedevo 20 volte a turno, capito? La fa, così fai slow play, non è che sto a fare slow play, perché tanto faccio mosse, però è che ti chiedo le carte perché non me le ricordo. Di stare l'avversario, vedi, poi italiano, vedi pure te, fai cose, trick, quante carte c'hai in mano, poi male il gem. Conosciuto su Facebook, l'avrò voluto bannare 10.000 volte. Perché... Diego? sì. Vabbè, io i primi il primo anno mi sono beccato il ban. Sì. Dopo un annetto, calcola, che diciamo era uscire le regalia, ma ero fatto proprio impazzire. Okay. Tipo il gioco non l'avevo proprio disgusto. Vai. L'ho trovato disgustoso con le regalia, quindi ero un sacco tiltato così, okay. La gente mi faceva bestiali, quindi ho flammato, ma giustamente mi hanno bannato, tipo, non me lo sono meritato. E poi tipo dopo un annetto, quando ho ricominciato a giocare, che è uscita la PS1, scrivo a Giorgio, non è che potresti rimettermi nel gruppo? Vabbè, perché ti avevano bannato? Sì, flammavo. Vabbè, cercate di non flammare più, per favore. Per te Giorgio questo e altro, no, infatti no. Mai più flammato, tra l'altro. Poi invece ho avuto modo di conoscerlo bene ed è sì, grande, è una persona, voglio sì, è una persona d'oro, impressionante. E pensa che tra l'altro, se vuoi, per merito suo indiretto, cioè lui neanche lo sa, ecco, ci stiamo tipo perdendo. Perché non la stare prendendo? Perché non le stare prendendo in mano Riccardo? Scusate, ma quando si rivelano le carte si devono tenere sul campo rivelate? No, però sì, lo fa per nel senso, dici dalla mano? Probabilmente
si vede che invece di scriversele gli ha chiesto di poter retenere, lui l'avrà fatto. Quindi è una cosa possibile. Certo, dici, magari un torneo del genere non si dovrebbe fare, però è sempre a discrezione del giocatore. Nel senso, io se una persona mi fa sentire voi siete rivelate, io dico sì, senza problemi. Cioè, anche almeno che lo sto in top 16 e messo tipo a giocare a qualifica. Sì, allora scrivitele per favore. Siamo perché se no, perché se sbaglio, eccetera. Esatto. E se sbagli, poi è un problema tuo, no? Che magari non te le sei tenute, esatto. Non l'hai segnato tutte queste cose. In maniera indiretta, Diego non lo sa, ma io ora sono fidanzato con una ragazza anche per merito suo, nel senso che. E, mi stavo sentendo con questa, sai quelle cose che o becchi il momento giusto o no? E siccome dovevo venire a Roma perché Diego aveva avuto un episodio un po' spiacevole, quindi volevo venire a Roma per stare vicino a Diego, ho detto sai che c'è, io domani devo partire per Roma, quindi o la va o la spacca stasera. Ho provato con la ragazza quella sera e mi è andata bene. Se non avessi avuto evidentemente quell'episodio, sicuramente avrei tergiversato e non sarebbe andata. Pensa ai casi della vita. Eccola, tipo, la mia ragazza attuale è successa la stessa cosa. Era tipo un'amicizia tra un amico, no? Io questa l'avevo vista solo praticamente da Facebook, però sapevo che era amica di questo amico mio. È successo tipo un giorno che lei era fidanzata, si è tipo lasciata. Sai, adesso funziona i tempi di Facebook, sì, Instagram, no? Tipo un paio di like, dico vabbè cazzo questo ci sta 100%. Ah, tipo scritto di botto, io ho scritto tipo oh ma ci diciamo, ho detto senti, vado ad uscire. Va sì, dai. È finita che poi tipo, siamo usciti, abbiamo preso una birra, abbiamo parlato così, siamo piaciuti e stiamo insieme. No, tipo tutte cose a caso, no? C'è stato tipo quei momenti che dici oh spacco. Ora va. Dici è brutto e mi dice no, cioè che cazzo mi frega, ci proverò con un'altra. Sì. E pensa che è così. Però se funziona. Sì, no, beh. T'ha detto molto bene, così. Sì, poi detto high roll. Anche perché poi è per me è la ragazza della mia vita, quindi bomba. Sì, pure ormai la mia penso madre per parecchio tempo. Anche lei ormai c'è la ragazza della vita. Lei è in Sardegna. Lei ormai è partita in Sardegna. Eccola, tipo ieri arrivano praticamente Digle e gli altri alloggiano da me al mio bed and breakfast. Era tipo ieri sera, scrivo a Leo. Cioè, devi capire che Leonardo, nonostante sia dietro casa mia, noi non è che ci vediamo. Cioè, è tipo una volta ogni mese, no? Perché giustamente ognuno c'ha i fatti propri, poi le cose, poi però tipo, oh Leo ci stai per un caffè, tipo mezza giornata, tipo hai due, fa sì, scopriamo sul caffè. È più o meno questa la nostra relazione. Quindi se, oggi io scrivo, ieri sera, io scrivo, faccio, oh Leo, calcola, mo arrivano, che faccio da bene a prendere da Peroni in cornetto. Fa male, io sto in Sardegna. Dove parti sta in Sardegna? Dio, traditore. No. Che uomo. Intanto scherzo, Diego sta menando. Leo, voglio bene, ha trovato la ragazza della sua vita, è innamorato. Sì. E sono contento per lui. Infatti, che belli proprio. Bello. Anche lei è una persona che stramo. Grande Leo. Pensa, ho giocato contro in Francia e volevo concedergliela a Lione all'epoca. Dico. Però ho detto non lo faccio solo perché comunque il viaggio è una cosa e l'altra. E l'ho battuto giocando malissimo, tra l'altro. Cioè, proprio giocato al contrario, però ho avuto troppo culo. E lui troppa sfiga. Vabbè, che gli ho vinto. Gioco di carte che devi fare. E ho rosicato da morire. E infatti, quando io poi ho perso in top e lui invece vincendo ha preso la qualifica per il Giappone, ero troppo contento. Ero contento quasi più come se. Cioè, però nel senso, o se sculi, schiappi. Sì. Penso, è un gioco di carte, una certa ci devi stare. No, però sai, anche quando quella componente, no? Quando se salgono male le carte, si incassa tutto male. È che ci sono certe persone contro cui è e altre meno. Hai capito? Ci sono persone contro cui quando vinco faccio proprio vai e altre. Io diciamo che ha vinto tra Shera e Ayu prima, ha vinto Shera. C'è Felzeno che ogni volta scrive sempre su Twitch, io ogni volta mi scordo chi è questo nick, me lo ripeterà sempre, io me lo ricordo. Felzeno, c'è anche il Prime abbonato a Forza Fuel, e tu ti scordi pure il nome. Lo so, ma sono non saresti uno streamer, saresti un pessimo streamer. Sarei un pessimo streamer. Chi ha vinto tra scena, ma perché sai, col fatto che è uno streaming ogni tot mesi, tot tempo, quando poi li rivedo ciao. Mi metto a streamare anche io. Chi è che sta castando? Che sta castando insieme ad Armando, io scusate l'ignoranza. Sono un signor nessuno, calcola. Non conoscete Valerio Sellan e poi con il nick in mezzo, Valerio Spark. Quando ero biondo. Senza l'uomo dai mille capelli. Felzero si è arrabbiato, ha detto non te lo dico più. Nazione. Hai perso un fan, calcola. No, finito.
niente. Anzi, io non sono nessuno di spessore, tranquilli. Ho rubato un viaggio e me ne sono andato in Giappone al mondiale. Però sono stato contento così. Boh, se non fosse che quest'anno volevo mettere in pari tra lavoro e università, avrei giocato e sicuramente magari forse una qualifica l'avrei rubata. Oh sì, ci sta. Oggi secondo me era da rubare. Cioè Strega l'ho visto da giocare dagli altri, il mazzo ci sta. Forte. Quindi sì sì, cioè nel senso è forte perché se la persona non se l'aspetta hai più quasi vinto 100%. Okay. Cioè stai tipo 90-10 con l'avversario. Okay. Se solo aspetta, diciamo a chi se la gioca meglio, però il mazzo funziona. Poi col fatto che c'è quella addition incredibile che dà tipo le abilità del ruler, sì? Tipo i suonatori. Ah, la giocano quella? Allora, prima la giocavano, poi tipo ieri l'hanno tolta perché hanno tipo cambiato. Poi ci sta perché c'hai tipo tutti perché i megasauro che so, c'hanno volare e barriera, una certa, oppure gli addetti dei lauriti che hanno delle base barriera, sì? E volare. Tipo magari non c'hai lauriti, gli dai +2/+2, quelli swingano uguali, usciamo sì, sì, danni. Sì. Cioè il mazzo è forte, ci sta. L'unica cosa è che cioè se tipo vedi che sta andando male il matchup devi ricominciare tutto da zero. Ed è pure brutto perché veramente rinizi. Non c'hai il mana quello della strega del tempo che ti dà lei, no? Però c'hai volontari qualsiasi tipo, volontari fare qualsiasi per colore, ok, però è meglio averci tipo la cosa sì, lunare, sì, sì. Perché comunque c'hai quattro piedi. Anche perché che ha tutti i turni lunare, quella sì, lunare. Insomma, quello... No, è lunare oscura. Lunare oscura. Anche perché quella lunare oscura ce l'hai tutti i turni, quindi sia nel tuo turno che nel turno esatto, dell'opponent. Esatto. Invece quella volontà di Kaguya ce l'hai solo nel tuo turno, quindi... E ne ha, cioè, solo nel tuo turno e solo durante la fase principale, perché tipo ce l'hai dopo il recupero. Vabbè, ce l'hai anche in combat. Sì, però nel senso sì, però te non lo ce l'hai prima. Ah, della... sì, sì, certo. Più che altro è incredibile come la strega abbia reso fortissima una carta inutile quale l'addition. L'addition quella che ti dà penta. Ah, quella che ti dà penta. È diventata attenzione, finita la partita. Noi intanto, cioè, noi parliamo delle nostre cose e la partita va avanti. Penso abbia messo Diego, sì, sì, sì. Vedendo 4.000 meno che fisso, Arma non ha fatto OTK, credo abbia vinto Diego. Che a sto punto abbiamo 17 minuti per... Sì, 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 stanno firmando. Ha vinto Diego. Se mi dai 2 secondi lo chiamo che ce lo buttiamo qua dai, in mezzo. Dai, mettiamolo in mezzo. Diegone ci vuole. Grande Diego. Forza.